Allora, adesso mi sono portato qui perché voglio che sfili in tutta la sua bellezza e che poi vi dica qualcosa con tutta la sua simpatia la madrina e presidente di questo concorso della maschera più bella di Venezia del Carnevale 2006, Cristina Chiavotto! Sei bellissima, non ho parole. Adesso, cara Cristina, tanto per cominciare voglio suscitare le invidie di tutti i signori presenti. Benvenuta al Carnevale di Venezia! La bellezza è sempre sovrana, e se la bellezza è sovrana, Cristina è un'imperatrice! Viva la bellezza delle donne italiane, perché questa è una Miss Italia! Abbassiamo il volume della musica un attimo. Grazie. Allora, adesso la buttiamo un po' sul ridere, perché è carnevale. Hai freddo? No, se no ti abbraccio e ti scaldo io. Dunque, sei presidente di questa giuria. Abbiamo là un lupo siberiano che poi presenteremo e tu sei non una, ma la iena. Com'è questa esperienza delle iene? Beh, innanzitutto ciao a tutti, buon carnevale, davvero avete creato una bellissima accoglienza, ma credo che l'esperienza delle iene mi stia portando tanta gioia e tanto divertimento e soprattutto una grande esperienza lavorativa da cui posso imparare con l'esperienza concreta a questo mestiere. E poi devo dirvi che è un grandissimo piacere, perché può sembrare una cosa molto strana, però per me è la prima volta stare proprio qui a Venezia e ci sto in un'occasione veramente particolare come quella del vostro carnevale, che è stupendo. Un applauso di benvenuto! Adesso ti toccherà, assieme agli altri membri della giuria, decidere quali sono le tre maschere più belle. Come deciderai? Da cosa ti lascerai impressionare di più? Vediamo, detterà la signorina Chiavotto le regole, essendo presidente, di giudizio. Vediamo, tu che poi lavori anche nella moda oltre che nello spettacolo, dimmi un po'. Ma sicuramente sarà un giudizio molto soggettivo, però credo che l'originalità, l'eleganza e lo stile di una maschera, anche come viene portata, diciamo che sarà l'obiettivo che noi guarderemo, che noi tutti dopo un confronto guarderemo. Allora, sono d'accordo con te, perché la preziosità, senza dubbio, ci sono i fotografi che ti desiderano, dei costumi è importante, ma quella che io chiamo l'attitude, che mi piace, l'attitude, è senza dubbio qualcosa di fondamentale, cioè come si riesce a interpretare, cioè quanta manualità, quanto lavoro c'è in una di queste maschere. Allora, siccome fa freddo, entriamo dentro. Andiamo, sì. Andiamo là e cominciamo. Vogliamo fare, allora, abbiate pazienza un attimo, abbiamo una star con noi e giustamente... Obbligatorio comunque. Ci sta bene anche da solo. Ok, per cui insomma, sappiamo anche questo. Siamo pronti? Nel frattempo chiedo, intanto se è arrivato l'ultimo membro...